19:57, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'informazione sportiva, del nuovo programma in featuring tra Catania Channel e Cityzon, come piace dire al nostro amico Francesco Ricca, programma realizzato grazie a Prima Musica Multimedia Project. Inizia una nuova settimana di questo lunedì 30 ottobre, una settimana purtroppo molto delicata per il Catania di mister Luca Tabbiani, che ieri è incappato in una nuova sconfitta stagionale, nuova sconfitta interna 2-0, partita vinta dall'Avellino di Michele Pazienza, e al triplice fischio sono arrivate durissime contestazioni nei confronti sia dell'allenatore, sia dei giocatori, sia della dirigenza. Vado a presentare i miei compagni di viaggio in questo lunedì 30 ottobre, quindi buonasera a Francesco Ricca. Ciao Francesco. Ciao Marco, ben trovati, purtroppo è lunedì amaro, siamo come al solito in diretta come ogni giorno, non manchiamo mai, ripartiamo con una nuova settimana che va a chiudere il mese di ottobre, sempre dal box, Prima Musica Multimedia Project, ovviamente sulle frequenze di Radio Amore, come facciamo ogni giorno e ovviamente come ogni lunedì e venerdì in diretta sui social di Cityzon, YouTube, Facebook e Twitch. Ovviamente ricordiamo anche che siamo disponibili in streaming attraverso il sito www.grupporadioamore.it e già che ci siamo, non dico altro, 320 010 9596, invece la nostra linea WhatsApp per interagire con noi. Qualcuno già nei giorni scorsi ci ha inviato il proprio pensiero. Passo la palla, è il caso di dire, in questo senso, a Simone Vicino. Buonasera Simone. Buonasera a voi ragazzi, buonasera soprattutto a chi ci sta seguendo in radio sui nostri canali social. Dicevate lunedì amaro, mi sento di aggiungere sicuramente non il primo lunedì amaro che i tifosi del Catania insomma devono sopportare dall'inizio della stagione, una stagione fin qui molto deludente, con appunto 12 punti guadagnati nelle prime 10 partite, con la contestazione dei tifosi che abbiamo visto ieri nei confronti del tecnico e nei confronti della società. A proposito della società che si era finora trincerata in questo silenzio che definiremmo assordante, silenzio che verrà rotto domani, visto che alle ore 16 la sala stampa dello stadio Angelo Massimino parlerà il vicepresidente amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, che quindi farà un po' il punto della situazione dal, naturalmente, il suo punto di vista, scusate, perdonate il gioco di parole, su quello che è il momento della Catania. E ci saranno diciamo anche tante domande secondo me per l'amministratore delegato del Catania, che finalmente rompe il silenzio e a mio avviso diciamo era anche dovuto, no? Questa conferenza stampa l'aspettavamo da diverse settimane. E in tutto questo poi andremo anche a parlare, no, di chi andrà in panchina mercoledì per il recupero della gara contro il Brindisi. Andremo anche a capire insomma chi continuerà l'avventura sulla panchina rossazzurra. Sono stati fatti diversi nomi, la nostra redazione di Cityzon in collaborazione con quella di Catania Channel ha contattato due allenatori, insomma due dei nomi che sono circolati nelle ultime ore, perché un po' tutti al triplice fischio di Catania Avellino probabilmente ci saremmo aspettati l'esonero per Luca Tabbiani, esonero che in realtà non è arrivato, e quindi vedremo un po' domani. Sicuramente questo sarà uno degli argomenti caldi di cui discutere con l'amministratore delegato Vincenzo Grella. Noi nel frattempo ci fermiamo in FM, rimaniamo sui social, in radio invece ci andiamo ad ascoltare Angelina Mango con Che te lo dico a fa. Insomma, nel frattempo ragazzi, io saluto tutti coloro che sono collegati insieme a noi sui nostri canali social, quindi Luigi Panetto, Giuseppe Principato, Davide Salanitro, Francesco Mascali, poi saluto anche chi ci segue da YouTube e chi ci segue appunto da Twitch. Dicevi Marco, no, prima anche di quello che abbiamo cercato di verificare come redazione anche attraverso il lavoro del nostro Giovanni D'Antoni, c'è però da dire intanto una cosa, che a Brindisi l'allenatore del Catania sarà Luca Tabbiani, questo insomma mi sembra abbastanza chiaro, ci si aspettava effettivamente dopo la partita contro l'Avellino, per le proporzioni della sconfitta e anche per le proporzioni del momento nerissimo che sta attraversando il Catania, onestamente un esonero, un cambio in panchina, che però non è arrivato. C'è da capire il perché, darà domani la sua spiegazione sicuramente Grella, però io vi dico anche questo ragazzi, che come sapete non sono mai rimasto particolarmente affascinato da questa scelta della dirigenza di puntare su Tabbiani e soprattutto su questo modo di giocare che finora mi sembra di capire che non abbia pagato.
faccio fatica a comprendere il motivo per cui non si cerchi di cambiare strada, di cambiare percorso, visto che mi sembra che sia un percorso che fino a frutti ne ha dati ben pochi. Se posso permettere, te lo spiego io. Vai, spiegamelo tu. No, spiego nel senso, do il mio punto di vista. Secondo me la società fa anche dei conti economici, in questo senso. Esonerare un allenatore significa metterlo a stipendio senza che lavori al progetto. Quindi significa metterne sotto contratto un altro. E io credo che in questo momento il Catania voglia fare quadrare i conti. Su questo non ci sono discussioni. Credo che la società, che vuol tenere sempre in attivo, come è stato fin qui, quelli che sono i conti proprio della società, forte del fatto che sia l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, il numero di abbonati è stato consistente. Quindi diciamo che gli introiti per la società non sono mancati. C'è da dire che è pur vero che è un momento molto molto stressante dal punto di vista degli impegni, perché sono ravvicinati questi giochi ogni 3 giorni sino almeno alla metà di novembre, perché ci saranno poi gare consecutive, sia i recuperi di campionato come mercoledì, ma anche il turno di Coppa Italia, i 16esimi, l'8 novembre. Suppongo che la società voglia continuare a dare quella fiducia, ma più che altro per una questione di organizzazione interna. Evidentemente Grella, l'orgoglio di Grella è troppo superiore in questo momento alla possibilità di mettere sotto contratto un nuovo allenatore. Però attendiamo le parole di domani. Sì, sì, no, sto dicendo la mia. No, magari domani, ci spiazza domani. Domani poi magari ne parlerà lui, ci confermerà lui se la società vuol puntare su questo allenatore, comunque a prescindere. A mio avviso credo che il Catania faccia anche molta attenzione a quello che sono i conti economici in questa società. Questo non c'è dubbio, però credo che in questo caso stiamo parlando, stiamo per rientrare forse. 10 secondi. Ok, allora lascio la parola a te, Marco. Eccoci qui, siamo rientrati le 20.04 in questo lunedì 30 ottobre. Stavamo parlando, no, della posizione di Tabiani nel nostro Fair Radio sui social, della posizione di Tabiani e di quello che potrà dire proprio domani in questa conferenza stampa annunciata, quello che ci potrà dire Vincenzo Grella, le motivazioni che lo hanno portato a questa sembra riconferma, perché poi riconferma ancora non è arrivata, però non è arrivato una decisione. Giochi mercoledì alle 16.15, non penso che domani il Catania si svegli e soni dell'allenatore, metta in panchina il secondo o un uomo vi, interno. Vi lancio una domanda: secondo voi il fatto che il Catania comunque stia giocando una partita ogni 3 giorni, e succederà sia questa settimana sia la prossima, influisce sulla scelta di non esonerare in questo momento mister Luca Tabiani? Marco, spero di no, perché altrimenti questa scelta la si doveva fare ben prima, per esempio dopo la sconfitta di Castellammare di Stabio, perché lì, se non ricordo male, insomma il Catania aveva dei giorni poi per preparare la sfida successiva. Adesso è chiaro che giochi ogni 3 giorni, perché poi naturalmente dopo Brindisi domenica vai a giocare a Potenza. Io però credo onestamente che poi, al di là dei tanti impegni ravvicinati, c'è la sensazione un po' che alla squadra serva una scossa, e che soprattutto questo tipo di progetto tecnico risultati finora francamente non ne ha portati. Io invito anche la regia guidata dal nostro sapiente Andrea Messina a insomma mostrarci quelli che sono anche i numeri del Catania, per chi ci segue naturalmente in radio poi li andremo a riepilogare, numeri che sono impietosi, ragazzi, perché c'è poco onestamente da commentare. 10 partite con 12 punti fatti, solo 9 gol subiti, Catania che ha il secondo peggior attacco del girone, peggio ha fatto soltanto il Giuliano, e poi c'è quel dato lì delle sconfitte, 4 di cui 3 al Massimino. È una cosa che probabilmente, se ce l'avessero detto inizio stagione, credo anche il più pessimista tra i tifosi avrebbe fatto fatica a credere a questo tipo di numeri. È un Catania contro tendenza, è chiaro, perché il Catania ci ha sempre abituato la piazza a fare la voce grossa tra le mura amiche. Quest'anno stanno mancando i risultati in casa, perché sono arrivate davvero 3 sconfitte in 5 partite, se non sbaglio 6 partite, perché ha fatto 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Quindi comunque è un trend sicuramente negativo, perché hai conquistato 7 dei 18 punti disponibili, quindi sono davvero pochi. Numeri impietosi, peraltro una squadra che sta avendo un'involuzione di gioco, l'abbiamo avuto. Esatto. Neanche fortunata, perché ieri Chirico ha calciato davvero un rigore. Però posso dirti una cosa, perché è davvero imbarazzante. E coinvolgo naturalmente poi anche Marco. Primo rigore della stagione, peraltro. Primo rigore della stagione, esattamente. Però se gli episodi ti sono sempre contrari, non riesci a sfruttare
Tarrill non riesci mai a volgerli a tuo favore. Infatti. È una situazione questa che si ripete gara dopo gara. Penso anche, no, al secondo tempo, il gol che ha preso il Catania, quello del 2-0 realizzato da Gori. Anche lì sì, mi sembra copia conforme ad altre reti che il Catania ha subito in partite precedenti. Sì, in ripartenza, esatto. Come con la Juve Stabia, ad esempio. Mi sembra, insomma, che quando c'è un riproporsi di situazioni già viste in altre occasioni, significa che c'è una debolezza strutturale di fondo. Poi leggo anche i tanti messaggi che ci arrivano da parte dei nostri amici, che sono poi naturalmente sulla società, perché noi stiamo parlando dell'allenatore, ma è chiaro che questo è un discorso che coinvolge ampiamente la società, che ha evidentemente le sue responsabilità. Bisogna capire adesso domani quale sarà il punto di vista di Grella, però mi aspetto anche che si faccia chiarezza su quelli che sono proprio i programmi della società, su quello che è intenzione di fare e che ha intenzione di fare anche Pellegrini, che ieri per esempio, esatto, era allo stadio, ha visto la prima vera dura contestazione della piazza Etnea da quando il gruppo Pellegrini appunto è a capo di questa società. A mio avviso domani non credo che possa essere usato troppo troppo la carota, ma più che altro bisognerà usare il bastone per quel che sono le domande da porre a Grella, perché insomma dopo 11 giornate avere 12 punti in classifica e soprattutto non aver espresso fin qui una posizione per quel che riguarda la società, credo che sia stato forse anche chiamato da noi stessi, ma anche dagli altri addetti al lavoro, dalla piazza, questa conferenza stampa del numero 2 rossazzurro, perché fin qui c'è stato un silenzio tombale. E mentre i tifosi aspettano l'esonero di mister Luca Tabbiani, noi ci andiamo ad ascoltare Marco Mengoni. Io ti aspetto. A proposito di io ti aspetto, non diciamo aspettiamo che, più. Esatto, i tifosi non aspettano più e credo siano anche molto curiosi di sapere cosa dirà domani Grella, al di là della questione Tabbiani, che è una questione centrale, perché comunque ieri diciamo che la Curva Sud lo ha detto in maniera plateale che non lo vuole più alla guida del Catania, anche sulle questioni societarie, che poi mi sembra che abbiano in questo momento un'importanza fondamentale anche più di quella legata all'allenatore. Se siete d'accordo, direi di andare a leggere i messaggi, visto che sono già tantissimi da parte dei nostri amici. Dice Francesco Mascali: sarebbe interessante chiedere domani del discorso di Stroppa che ha fatto la Neri. Fabio Beninato dice: come si fa a confermare Tabbiani quando sai di metterti contro un'intera città? Salutiamo Francesco anche Mascali, scriveva: hanno rifiutato tutti. Noi smentiamo categoricamente il fatto che ci siano stati tutti questi allenatori che hanno rifiutato il Catania. Magari ne parliamo dopo in FM. Ma più che altro se sono stati realmente contattati. Esatto. Ma considerato questo, a me sembra un po'. Però ragazzi, io credo che nella situazione attuale in cui il Catania di grande crisi tecnica, al di là del fatto che vuoi continuare evidentemente a puntare almeno per il momento su Tabbiani, credo che una società sia anche giusto che si tuteli, nel senso che se intorno. Si guardi intorno, senza dubbio. Starei sorpreso se non avessero contattato nessuno in queste ultime settimane. Siamo d'accordissimo. Questo ovvio, a prescindere dalla fiducia a Tabbiani. Dire che tutti hanno rifiutato la piazza di Catania, ecco, questo sinceramente non ci risulta. Diciamo che magari in questo momento entrare in corsa a Catania con la situazione attuale, una squadra che comunque fisicamente è in difficoltà, a livello di classifica in difficoltà, sicuramente non è da tutti, perché ovviamente poi è una piazza che chiede risultati. Quindi in questo momento io immagino più un allenatore di esperienza. Magari lo diciamo, no Marco, quello che insomma, diciamo in FM, così ci ascoltano anche in radio. Sì, più che altro facciamo anche un po' il punto della situazione di quello che è stato l'andamento della partita di ieri. Non ho gradito la contestazione immediata, ma lo dico sinceramente perché non me l'aspettavo. Subito pronti via Tabbiani, vattene a casa, Tabbiani vattene, insomma. Secondo me è stato tempisticamente. Io capisco gli sforzi economici, la passione, anche proprio veramente l'impegno che ci mettono i tifosi, soprattutto della Sud, che erano presenti a Teramo in una gara infrasettimanale alle 18:30, e quindi comprendo perfettamente anche la possibilità di criticare o di andare contro a quello che è una situazione sicuramente difficile. Però pronti via, mettere subito in croce l'allenatore quando magari, sai, durante una partita delicata hai bisogno magari di restare concentrato, uno striscione di quello, la concentrazione. Diciamo, la contestazione poteva arrivare al triplice fisco, non durante la partita. Credo che la temporalità di quello striscione sia stato sbagliatissimo. Credo sinceramente che la Nord si sia comportata magari meglio, contestando pesantemente a fine partita anche il richiamo della squadra, ne parleremo dopo, sotto la curva, il massacro, il bagno di sangue della squadra sotto la curva, insomma è un malcostume tutto italiano, e diciamo che Catania non ha dato una immagine. Però Francesco, sì, la contestazione ci sta. Ha il diritto di contestare in ma questo nel momento modo più assoluto. Sono fischi di rabbia, sono una contestazione di rabbia, perché il tifoso chiaramente vorrebbe
esultare, vorrebbe sì, vincere e gioire insieme alla squadra. Non ha dato ieri Catania una bella immagine di sé in diretta nazionale su Rai 2 con il lancio di fumogeni, esatto, durante la partita? Cioè, veramente hai dato una pessima immagine del tifo catanese, che non è così. Sono d'accordissimo, dobbiamo rientrare in FM. Le 20:12 di questo lunedì 30 ottobre, siamo tornati, si infuocano il dibattito nel nostro fuori onda in radio tra i social, quando riusciamo a leggere e a confrontarci con i nostri amici ascoltatori. Parlavamo della contestazione di ieri al triplice fischio dopo la sconfitta pesantissima contro l'Avellino, una contestazione dura, una contestazione che a mio avviso ci aspettavamo, però Marco, assolutamente sì, una contestazione che sicuramente ci aspettavamo e che diciamo forse è anche legittima, no? Alla luce anche di quelle che sono oggi, di quelli che sono oggi i risultati totalmente al di sotto delle aspettative in questo avvio di stagione. Come sottolineava bene Francesco Ricca nel nostro fuori onda in radio, magari il lancio di fumogeni dalla curva al campo, ecco, quelli sono episodi da assolutamente evitare, perché poi ti possono portare anche delle sanzioni. E non è sicuramente una... porteranno delle sanzioni, e non è sicuro, e tra l'altro anche abbastanza pesanti questa volta. E non è sicuramente una bella immagine quella che sotto questo punto di vista purtroppo ha dato la tifoseria in diretta nazionale su Rai 2. Purtroppo diciamo che poi la rabbia è conseguenza di prestazioni e risultati totalmente al di sotto delle aspettative. Credo anche di una sensazione di delusione, perché poi naturalmente abbiamo parlato di una campagna abbonamenti che ha fatto registrare numeri straordinari, quasi 14.000 abbonati. È chiaro che tu consegni la tua fiducia nelle mani del Catania, che questa fiducia al momento non l'ha assolutamente ripagata. Al di là poi dei risultati, Non è piaciuto neanche a me questo silenzio da parte della dirigenza, che finalmente interrotto naturalmente nella giornata di domani con le parole di Grella. Ne parlavamo prima nel fuori onda, Marco e Francesco, anche della questione allenatore, possibili nomi contattati. Come redazione, grazie al lavoro del nostro Giovanni D'Antoni, siamo riusciti a sentire due dei nomi che sono stati fatti, insomma, in queste ultime ore. Uno è quello di Silvio Baldini, l'altro è quello di Rolando Maran. Entrambi hanno smentito categoricamente. Non avevo dubbi, onestamente, perché non avevo naturalmente dubbi. Poi è così che si fa in questi casi. Devo dire che è stata più ferma la smentita di Rolando Maran, che ha detto di non essere Rolando mai Maran stato era, chiamato. Era un nome assolutamente inventato, perché non credo minimamente che Rolando Maran abbia le intenzioni di tornare a Catania, soprattutto in Serie C, visto che è un allenatore che ha lasciato prima la Serie A e poi la Serie B da pochissimo. Cerca non l'aveva in C tra l'altro da 20 anni, esatto, Maran. Quindi non conosce più neanche esatto l'andamento. Silvio Baldini mi sembra Baldini anche invece scelta... ha detto che preferisce non commentare, insomma, al momento le voci, anche nel rispetto dell'allenatore, anche perché, quindi, anche perché c'è un history, insomma, col Palermo ha raggiunto la Serie B dalla Serie C, e quindi sappiamo poi come ha lasciato Palermo. A mio avviso, al di là della questione allenatore, che domani magari Grella ci chiarirà, credo chiarirà anche la posizione del gruppo Pelligra, perché suppongo che questa proprietà prenderà una posizione. Ti dirò che la cosa più importante ieri Pelligra era molto questa, scuro in volto, molto sì, scuro, molto, mai sì. visto in questa veste. Ma anche perché anche poi perché... a un certo punto, insomma, la curva lo ha anche invitato un po' ad alzare la voce. Sì. Chiaramente da quando è Catania è la prima volta. Non diciamo che... la curva sud cosa ha invitato i giocatori a fare, ma meglio di no, visto e considerato che, insomma, anche quella è stata un po' una caduta di stile. Diciamo che poi da quando è a Catania le cose sono sempre andate in maniera perfetta, ideale, se pensiamo allo scorso campionato. È chiaro che questo è il primo vero momento di difficoltà che ha il Catania di Pelligra, il Catania di Grella, ed è chiaro che anche le loro reazioni da questo punto di vista debbono essere nuove, nel senso, neanche noi sappiamo bene come reagiscono loro in momenti di questo tipo, perché finora non li hanno mai affrontati. È il primo momento molto negativo da quando c'è questa nuova prima contestazione. Sì, ma già si contesta da qualche settimana lo stadio. Diciamo che il primo così come pesante. ieri no. Diciamo che non ho, come dicevamo prima, fuori onda dall'FM, secondo me la tempistica dello striscione contro Tabiani non è stata azzeccata, così come magari la gestione finale. Comprendo e hanno tutte le ragioni del mondo di contestare, di criticare, di fischiare, di dire alla proprietà di svegliarsi, di dare di alzare la voce, ma anche il ritorno sotto la curva nord, io credo che sia veramente questo un malcostume italiano. Ripeto, la curva ha tutte le ragioni del mondo di esprimere il suo malcontento, il suo dissenso assolutamente, però
ripeto, è stata veramente una brutta cartolina ieri per Catania a 360 gradi, sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista comportamentale e della tifoseria, quello che è andato in scena in diretta nazionale. Ci andiamo ad ascoltare insieme Elodie con Andromeda. E noi invece ci andiamo a sentire anche quella che è l'opinione del tifoso, che naturalmente in questo momento è fondamentale, e quindi leggiamo i messaggi che ci arrivano. Dice Alfonso Graceffa: al di là della rosa più o meno competitiva, il discorso preparazione atletica e infortuni sono un allarme troppo grande. Di questo immagino anche si parlerà domani. Bisogna capire i perché di questa preparazione atletica, perché in effetti, dicevi prima Francesco, è una squadra che sembra in involuzione rispetto alle prime giornate. Diciamo che poi ci si aspetta che quando arriva un nuovo tecnico, magari col trascorrere del tempo, la situazione magari vada a migliorare. Mi sembra che invece qui stia avvenendo il contrario, nel senso che più tempo passa, più la squadra regredisce sotto l'aspetto atletico e non dà onestamente segnali invece sotto quello tattico, e poi soprattutto gli infortuni che naturalmente poi ti tolgono delle risorse. Bisogna capire poi quanto di questi infortuni dipende dalla preparazione estiva, quanto invece magari sono calciatori che sono stati presi, che magari hanno dei trascorsi difficoltosi da questo punto di vista. È chiaro però, se penso a un calciatore come Zanellato, che è stato preso a mercato, esatto, concluso, e che naturalmente poi la sua ultima partita l'aveva giocata 5 mesi prima, lo metti dentro, tra costretto tra virgolette, esatto, senza preparazione, può capitare poi, poi che succede l'infortunio, abbia un problema, sì. Tra l'altro non abbiamo nessuna informazione ancora oggi di quello che è la situazione che riguarda Di Carmine. Non abbiamo nessun tipo di informazione a livello fisico per quel che riguarda Marsura. Non si ipotizzava che potesse addirittura recuperare già la partita con l'Avellino, così non è. Si giocherà dopodomani a Brindisi. Peraltro Brindisi è una squadra che in questo momento anch'essa in difficoltà, ha bisogno di punti, quindi sarà una battaglia. E poi va a giocare a Potenza, sono due trasferte consecutive. Diciamo che Catania veramente deve stringere i denti in maniera tale da poter invertire il trend, perché insomma sono arrivati pochissimi punti nelle ultime partite. Diciamo che quei tre punti col Taranto forse sono stati una mosca bianca. Giuseppe Principato dice che buona parte degli infortuni sono causati dal campo di Ragalla. Voi siete d'accordo? Ma questa cosa la dicono in tanti. Il sintetico non è chiaramente il terreno sintetico non è chiaramente come l'erba naturale. È pur vero che tanti campi della categoria in Serie C sono in misto in erba sintetica, quindi teoricamente devi comunque prepararti. Diciamo che comunque, al di là di tutto, questo l'abbiamo detto tante, esatto, volte, Ragalla non è la soluzione ideale, no, per fare gli allenamenti, ma questo non lo era neanche nella passata stagione. Una soluzione che momentanea si sperava, in realtà si è protratta poi anche nel tempo, fino ad arrivare a questa stagione. Sarà penso anche uno dei temi della conferenza di domani, perché bisogna capire anche perché tanti lavori al Cibalino vanno avanti con la posa del manto erboso, l'abbiamo visto la settimana scorsa. Diciamo che è un problema, ma credo che sia anche e soprattutto un problema di preparazione, di quando hai cominciato a allenarti col resto del gruppo e magari era già avanti dopo il ritiro di Zafferana, così vogliamo dire. Anche la questione Zafferana non è stata molto ben vista per quel che riguarda le temperature e la vicinanza col territorio. Poi questi sono altri aspetti, però diciamo che ci sono vari fattori, ma io credo che quello principale sia il ritardo di condizione di tanti, e soprattutto averli buttati nella mischia quando magari ancora avevano bisogno di tempo per trovare la condizione migliore. Vado con gli altri messaggi. Dice Alessio Giuseppe Lumia: il fortino del Massimino dov'è? Anche negli anni più belli qualsiasi squadra veniva a Catania tremava. Secondo me c'è un qualcosa nello spogliatoio, in questo momento sembra come quando c'era Pulvirenti ma parlava soltanto lo Monaco. Dice Daniele Fratantoni: il terreno non lo trovano, non trovano chi glielo regala. Diciamo che poi le critiche sono rivolte anche soprattutto all'aspetto economico, perché poi su questa questione del centro sportivo si è parlato tanto. Il Catania non ha ancora fatto un passo concreto da questo punto di vista, però ci aspettiamo che entro la fine di questa stagione venga fatto questo passo. In realtà qualche terreno in questo senso era stato visto già, sì, che sono stati visti, ok, però io parlo di acquistarlo, poi scegliere di acquistarlo entro la fine di questa stagione ce lo aspettiamo. Però io voglio fare un distinguo, nel senso che
vedi, quando poi la squadra non vince, si scatenano delle critiche che secondo me possono andare anche oltre quello che è l'aspetto tecnico del campo. Dico che il Catania sta rendendo assolutamente al di sotto delle aspettative sul campo, ed è sacrosanta la contestazione, è sacrosanto secondo me anche chiedere un esonero per dare una scossa sia alla squadra ma anche a tutto l'ambiente. Tuttavia, se dai risultati negativi del campo bisogna arrivare a criticare quelle che sono le potenzialità economiche di Ross Pelligra o mettere in dubbio il fatto che Pelligra sia realmente un imprenditore serio, ecco, qui secondo me poi si arriva all'eccesso, all'errore. Ma posso chiederti Pelligra, vado a concludere, così concludi, perché Pelligra di fatto poi alla fine i soldi per costruire questa squadra li ha messi sul piatto, non sono 2 milioni di euro, sono di più, è una squadra che a mio avviso sulla carta, il Catania sulla carta ha costruito una squadra tra le prime 5 posizioni e ha speso più di sicuramente altre 15 società di Serie C di questo girone C. Poi purtroppo sappiamo bene che spendere non significa vincere, bisogna spendere ma spendere bene e con i giocatori giusti e con l'allenatore giusto. In questo momento probabilmente purtroppo qualcosa sul piano tecnico non sta funzionando. Beh, sicuramente ragionerei sul fatto che Ligre sia un imprenditore serio, l'abbiamo visto, ha ricreato una società di calcio a Catania che era sparita, ma siamo così sicuri che abbia tutto questo capitale da voler investire e non comunque, come dicevo prima, trovare anche quegli introiti che possano permettere di gestire in maniera oculata questa società, così come ha sempre detto Grella, in maniera sostenibile, in maniera lineare, con oculatezza. Quindi siamo così convinti che sia così disposto a uscire capitali importanti per fare un centro sportivo così nell'immediatezza, dopo il primo anno che è andato sicuramente alla grande. Diciamo che sono dei progetti questi che richiedono molti più anni di programmazione, quindi credo che la poca pazienza dei tifosi del Catania faccia da contraltare a quella che poi è quello che poi è il progetto. Io credo che domani dirà anche questo Grella, che comunque è un progetto che qualcuno si è dimenticato che va sviluppato. Forse i proclami dell'anno scorso hanno fatto male, tipo, però ragazzi, i proclami di raggiungere la Serie A in poco tempo hanno fatto secondo me male, adesso si sta toccando con mano la realtà. Stiamo parlando però ragazzi 12 punti in 10 partite, parliamo di una squadra che in questo momento è più vicina alla zona di retrocessione che alla zona playoff. Ma stiamo parlando anche di una neopromossa che ha costruito una squadra Su questo non son d'accordo, perché dico che ha costruito una squadra per le prime posizioni, come ha dichiarato la stessa dirigenza. Non dico che perché è neopromossa finora, non può dal raggiungere, punto di vista tecnico è un fallimento secondo me quello che abbiamo visto finora. Questo bisogna sottolinearlo con forza, se ne prendono loro le responsabilità nel momento in cui si decide di andare avanti su questa strada. Mi auguro quasi si cambi allenatore, così le colpe saranno di Tabbiani, però mi aspetto che chi verrà al suo posto, se qualcuno verrà al suo posto, faccia almeno il doppio del meglio. Io rispondo a Salvo Privitera su Facebook, dice: ma come fate a dire che le contestazioni sono state sbagliate perché abbiamo fatto brutta figura in diretta nazionale? La società non parla, cosa si dovrebbe fare solo gli spettatori? No, Catania non è così. E rispondo anche a Gaetano Virgillito che non è una questione di andare a fare nessuno scoop, siamo assolutamente convinti, e lo abbiamo detto, che la contestazione e i fischi a fine partita siano stati corretti, giusti, legittimi, alla luce di quelli che sono stati i risultati. Francamente non condividiamo il lancio di fumogeni in campo, perché quello non porta a nulla se non a sanzioni anche abbastanza pesanti. Ma io ho parlato di temporalità, non ho parlato di contestazione sbagliata. Io non faccio una contestazione al quarto minuto, ma la faccio a fine partita. Ho detto questo, secondo me ci sta nella misura in cui dai coraggio alla squadra, poi la squadra va male e tu la contesti. Dobbiamo rientrare in radio. Eccoci qua ritornati, sono le 20:25 di questo lunedì 30 ottobre, si infuoca ancora il dibattito sui social dove riusciamo a confrontarci con i nostri amici collegati sia dalla pagina Facebook, sia dalla pagina Twitch, sia dalla pagina di YouTube. E insomma, parlavamo non solo della contestazione a fine gara, ma anche di quello che oggi può essere la forza economica, oggi di quella che può essere la risorsa economica del gruppo Pelligra da poter andare a mettere insomma a disposizione delle casse del Catania. Parlavamo del fatto che a mio avviso oggi non è un problema di risorse economiche, perché
la squadra sulla carta, a mio avviso, è stata costruita in modo competitivo, cioè i soldi spesi sono un budget competitivo, ma ovviamente sul campo i giocatori, l'allenatore, non stanno rendendo. Mi limiterei a parlare di questo, perché se il Catania oggi ha solo 12 punti in classifica in 10 partite, e sono assolutamente pochi, dobbiamo analizzare, provare a capire perché, qual è il problema per cui questa squadra non sta rendendo. Diciamo che un'idea ce la siamo anche fatta, no? E parliamo del mister Tabiani, che probabilmente oggi a Catania non sta riuscendo ad esprimere quell'idea di gioco che lui aveva in mente, e quindi il Catania non sta dimostrando poi di avere quella identità tanto richiesta, quell'aggressività, quel calcio offensivo. È il campo che parla, il campo dice che il Catania non è competitivo in questo momento, per quello che abbiamo visto in questo avvio di stagione. Quindi i discorsi relativi al budget, al progetto tecnico, secondo me valgono poco, vale quello che ti dice il campo. Il campo ti sta dicendo che questo Catania al momento non è competitivo, al di là poi di quello che si può dire, degli episodi che possono essere a favore o contro. Io credo che dopo 10 partite un primo bilancio si può fare. Io quello che vorrei capire è perché si vuole continuare a insistere su questo tipo di percorso, che mi sembra che finora risultati non ne abbia portati. Io, ragazzi, sono sincero, e poi ti lascio la parola, Francesco. Sì. Credo che tante società di calcio, dopo la partita di ieri, in cui hai un allenatore che è contestato tutto lo stadio, hai calciatori che in questo momento non hanno fiducia, perché è normale che sia così dopo un periodo di questo tipo a livello di risultati, tante società cambiano l'allenatore. Io non dico che la colpa sia tutta di Campetti, Tabiani, se viene un altro allenatore il Catania è primo in classifica, non dico questo, però dico che tante volte nel calcio succede questo. Sì, poi alla fine cambia l'allenatore. Vedi esempio di Avellino con pazienza ha totalmente cambiato marcia. È vero, assolutamente. E quindi io mi chiedo perché questo non sia avvenuto, magari domani lo dirà Grello. Il primo capo espiatore di solito l'allenatore è quello che paga le colpe, perché è chiamato lì a guidare la squadra, guida lui la squadra va male, paga l'allenatore. Vabbè, che così nel calcio arriva un altro allenatore, benissimo, magari farà meglio e il problema è risolto. Ma voi siete così convinti che il mercato del Catania sia stato azzeccato? Io mi chiedo questo. Secondo voi alcuni giocatori, hai fatto l'esempio di Zanellato, vi faccio l'esempio di ieri, ho visto un Mazzotta imbarazzante ieri, io gli avrei dato 2. Se devo dare un voto in pagella, gli davo 2 a Mazzotta. Mazzotta ieri. Il flop di questo 2 in pagella. Mazzotta il flop più grande di questo Catania, senza ombra di dubbio. Chirico ieri, a parte il rigore sbagliato, giocatore che va a corrente alternata. Ma allora, o stai su un giocatore che ti fa una partita buona, una partita veramente che lo metteresti fuori dopo 10 minuti, però è quel classico, diciamo, giocatore. Diciamo che per come sta giocando il Catania in queste ultime partite dovresti cambiare tutti i calciatori. Quindi ti dico, se siamo così che c'è un sistema alla base che non funziona, ma secondo me. Oddio, sì, ma al qualche giocatore, secondo me, per esempio ieri Quaini non ha giocato così male, anzi è stato un po' quel giocatore. Io che di ieri salvo solo Bocic. Sì, Bocic è stato quello che si è mosso, vivace. Sì, ma anche lui stesso è entrato in questa sorta di involuzione della squadra, perché le prime partite di Bocic mi sembrava un giocatore che in Serie C era sprecato. No, ma non sono d'accordo, Bocic ieri secondo me ha fatto una bella partita, no, forse è stato l'unico. Parlando di involuzione globale, non globale sul giocatore. Globale non sto dicendo il giocatore, ieri è stato veramente uno dei pochi a muoversi nella maniera più opportuna, ma tutti gli altri no. Io ho fatto esempio di Mazzotta, che secondo me ieri, infatti a un certo punto Tabiani non ne ha potuto più, l'ha tolto dalla partita, ed è stato pesantemente fischiato Mazzotta. Sì, pesantemente, secondo me anche giustamente. Così come Ladinetti, pesantemente secondo fischiato. Me anche giustamente, perché ieri sì, Mazzotta sì. E Ladinetti sono stati i peggiori in campo. Fischi i giocatori quando... che vanno male, lo comprendo assolutamente sì. Sì, voglio rispondere invece a Francesco Mascali, no? È quel che dico io quando ci chiedono, insomma, se siamo sicuri del fatto che siano stati spesi i soldi per costruire una squadra competitiva. Quando tu vai ad acquistare calciatori che provengono dalla Serie B, come Tommaso Silvestri, come Marco Scurado, titolari in Serie sì, B, perché sì. Parliamo di calciatori che l'anno scorso hanno timbrato. Ma ciò non significa che possono fare bene in Serie C, senza dubbio. Questi ragazzi hanno timbrato l'anno scorso 30 partite da titolari in cadetteria, quindi in una categoria superiore. Quando acquisti calciatori come questi, come Marsura, che proviene anche lui dalla Serie B, come Samuel Di Carmine, come Cosimo Chirico, questi sono giocatori che hanno ingaggi importanti, quindi su questo ci basiamo, alla luce di quello questo sicuro. Per noi il Catania comunque ha messo sul piatto dei soldi importanti per la categoria, lo ripeto, ovviamente poi spendere non significa assolutamente vincere, perché poi il campo non è mai una scienza esatta, devi assemblare intanto una squadra del tutto nuova. Però Marco, in ti un posso girone... lanciare una provocazione? Se mi fai completare, vai, sì. Completo. In un girone
girone del tutto nuovo che non solo non conoscono molti calciatori, non conosce neanche Vincenzo Grella, e quindi poi in questo momento evidentemente sono stati fatti degli errori di valutazione. Vai con la tua provocazione. La provocazione è legata all'arrivo di Di Carmine, che mi sembra un po' la fotografia di come è andato il mercato. È quello l'errore, sono d'accordo. Nel senso che Di Carmine viene contattato in tempi non sospetti, gli viene fatta una proposta, questo non me lo sto inventando io, ma l'ha detto insomma lo stesso Grella, gli viene fatta una proposta, Di Carmine valuta, perché nel frattempo ha anche altre proposte che gli sono pervenute, alla fine sceglie Catania, ma sceglie Catania dopo un tot di tempo. Sì, perché nel frattempo ha valutato altre proposte, anche economicamente più vantaggiose di quella che ha fatto il Catania, e sceglie Catania per il progetto. Io dico solo la mia. Tornando al discorso giocatori di Serie B che gioca in Serie C, credo che un vecchio detto dica: ognuno il suo mestiere. La dico così. Andiamo. Arriva in ritardo Di Carmine. Noi nel frattempo ci andiamo ad ascoltare Gossip dei Maneskin. Credo che ognuno il suo mestiere, lo dico, lo diciamo in diretta in FM, riprendiamo il discorso. Non è detto che i giocatori abituati alla Serie B o a campionati di categoria superiore, l'anno scorso il Catania ha dimostrato di avere una squadra di categoria superiore, ma che in Serie D, per forza di cose, doveva fare il bel tempo e basta, non poteva fare il cattivo tempo. Però alcune scommesse di quest'anno fin qui non stanno ripagando. Perché Mazzotta non si esprime? Perché Ladinetti non riesce a trovare la quadra? Perché Deli sembra spaesato? Perché Chiricova corrente alternata? Ci sono mille domande da fare. Magari Tabiani ha le sue responsabilità, non li riesce a fare esprimere al meglio. Ma evidentemente ci sono anche alcuni giocatori che non riescono ad esprimersi da soli nel modo giusto. Ragazzi, secondo me, se la dirigenza ha una grande colpa, è quella di aver fatto un calciomercato a singhiozzo, di aver fatto arrivare calciatori molto importanti come Quaini, come Di Carmine, troppo tardi. A preparazione praticamente già terminata, hai assemblato una squadra del tutto nuova, hai rivoluzionato l'organico che l'anno scorso comunque ti aveva fatto una cavalcata trionfale, e l'hai fatto tardi. Una squadra del tutto nuova per conoscersi, secondo me, ha bisogno di tanti mesi di tempo, soprattutto di tante partite. Certo. Ricordiamo anche che quest'estate ci sono state pochissime. Mi sembra che il tempo richiesto sia troppo, nel senso, i calciatori hanno bisogno di tanto tempo perché arrivati dopo, Tabiani ha bisogno di tanto tempo perché questa idea di calcio deve essere... Se sbagli, il tempo è per forza ti serve. Io hai sbagliato, discorso... tempistica, non hai fatto le amichevoli, non hai scelto i giocatori nel tempo giusto, sono arrivati a fine preparazione, è chiaro che non sarai al top a ottobre, ma sarai al top a dicembre-gennaio, quindi è chiaro che ci vuole più tempo. E quindi adesso le prestazioni sono queste, e quindi adesso la posizione in classifica è questa. E soprattutto Catania non te lo permette. Voglio mettere la faccia, Grella domani metterà la faccia. Ed è giusto. Io poi dico così. Sul discorso budget, e poi lascio anche parlarne Marco di questo, perché insomma i nostri amici glielo hanno chiesto. Io sono sincero, non so quanto abbia speso il Catania sul mercato. Ma non so se ha speso mai. 2, se ha speso 3, se ha speso 4. Ma secondo me non è tanto questo il punto. Il punto è la squadra che è venuta fuori è competitiva, punto interrogativo. Sì o no? In questo momento il campo dice che è competitiva, non lo è. Sta alla società a capire perché non è competitiva. Se è la colpa dell'allenatore, se è la colpa della preparazione, se è il contesto generale che non funziona, se ci sono altre problematiche che non conosciamo. Noi vediamo quello che vedete voi, cioè una squadra che sul campo, il campionato dice che finora non è mai stata competitiva. Magari riprendiamo... Sì, riprendiamo, abbiamo 10 secondi. La squadra in questo momento sta dimostrando assolutamente di non essere competitiva e ne parliamo in radio. Oh no! Rieccoci qua, siamo rientrati, sono le 20:35 di questo lunedì 30 ottobre, parlavamo di squadra competitiva, di budget competitivo nel nostro fuori onda insieme ai nostri amici ascoltatori su Facebook e non solo, perché siamo in diretta sui social anche su Twitch e su YouTube. Rispondo Simo e poi vi lascio la palla, no? È una squadra che sicuramente al momento sta dimostrando di non essere competitiva, però è una squadra che in questo momento sta assolutamente giocando al di sotto di quelle che sono le proprie possibilità. E bisogna non è una perché. Squadra e perché, risolvere il problema. A mio avviso il perché in questo momento, ragazzi, è che l'idea di gioco di mister Tabiani non sta funzionando, i giocatori non la stanno assimilando, l'ambiente in questo momento ti mette giustamente tanta pressione ed il Catania è totalmente in confusione. Non solo i giocatori, secondo me anche il tecnico in questo momento è confuso, non stanno riuscendo a gestire diciamo la situazione. Che poi ieri ha cambiato di nuovo modulo, no? Sì, dopo sì. Essere passato a 3 è tornato indietro. E per questo motivo, Simo, secondo me in questo momento l'unica scelta possibile e plausibile
possibile, quella giusta per provare a raddrizzare un campionato partito male, è l'esonero di mister Luca Tabbiani. Sono convinto che serve una scossa a livello ambientale. Quando una cosa si rompe, come in questo momento, poi è difficile riaggiustarla. Secondo me, soprattutto dopo una contestazione così importante della tifoseria nei confronti, insomma, sia della dirigenza, dell'allenatore, ma anche della squadra, ieri non è stato risparmiato nessuno. Io l'unica via percorribile che vedo in questo momento, purtroppo, devo essere sincero, è l'allontanamento del tecnico. E sono convinto anche che non sia un allenatore così scadente, è un allenatore che secondo me ha delle belle idee di gioco e che farebbe divertire, ma tradurle, ma non... in campo però queste idee se no rimangono splendide, però in teoria non, cioè, in questo girone puoi avere delle belle idee di gioco anche a subito, ma devono essere applicabili, cioè, e in questo momento la paura dell'allenatore è poi tradurle sul campo queste idee. Ma secondo me questo modo di giocare in questo girone non è neanche tanto applicabile. Posso dirti la mia? E con tanti giocatori nuovi, e con tanti giocatori nuovi è difficile, hai bisogno di tempo. E Catania non te lo permette. Posso dirti la mia su Tabbiani? Tabbiani non è abituato a una piazza come Catania. Diciamo le cose. E tu hai fatto un'ottima domanda in conferenza stampa dicendo forse non era la piazza migliore per lei dal punto di vista dell'espressione di gioco, dell'attesa. Si può allenare solo in piazze con pochi spettatori. No, mi stavi dicendo questo? Magari non ha, non riesce a gestire la pressione, perché magari un allenatore che al quarto minuto vede uno striscione, Tabbiani vattene a casa, non riesce a gestire la tensione e la passione. Ma questo era facilmente pronosticabile inizio stagione da parte della dirigenza. Stai volendo dire che Grella ha sbagliato? Possibilmente ha sbagliato, sì. Io non lo dico io, in questo momento lo dice il campo. Lo traduciamo, io più altro sto traducendo. Possibilmente ha sbagliato scelta. Lo vedremo. Capiremo. Ma ti dico, il punto non è tanto l'errore, perché poi da quando esiste il calcio gli allenatori si sbagliano. Tanti dirigenti hanno sbagliato allenatori, non è questo il punto. Il punto è che secondo me poi a un certo punto bisogna rendersi conto anche di quella che è l'evoluzione. Più che altro, esatto, essere intelligenti e cambiare in corsa, capire magari quando è il momento di, come dire, cambiare direzione un attimo, se questo ti sta dicendo il campo. Però dico, questa è la mia opinione, che non vale giusto, niente, vale molto di più l'opinione di Grella, l'ascolteremo domani. È giusto analizzare tutti gli aspetti. Sicuramente la domanda che Marco ha fatto in conferenza stampa è corretta, perché è un allenatore che magari non era abituato a certe pressioni, e Catania è una piazza, a mio avviso, che non ha nulla da inviare alle grandi piazze di Serie A, dove la pressione è tanta. Vedi Roma, vedi Napoli, insomma, sono quelle le piazze dove appena sbagli ti bastonano. E Catania, credo che forse Catania lo è ancora più di Palermo da questo punto di vista, come tipologia di tifo, come aspettative, come insomma. Ma perché è una piazza che ti dà tanto, e quindi poi pretende anche tanto, è l'altra faccia della medaglia. Sicuramente, no? È la normalità, 14.000 abbonati ci piace avere 17.000 spettatori allo stadio ogni domenica, e questa è l'altra faccia della medaglia. Però che poi le pressioni sono tante, quando ti fischiano li senti, certo, ma altrimenti è l'altra faccia della medaglia, scegli di giocare in posti dove sono pochi spettatori, sei tranquillo, ti puoi fare la tua partita sereno, però non hai quella cornice di pubblico. Secondo me il calcio vero è questo, il calcio con lo stadio pieno, con lo stadio che magari si arrabbia anche quando i risultati non arrivano, ma il calcio vero è questo, secondo me, poi sì, tutte le sue sfaccettature. Ripeto, non è solo sicuramente una questione tecnica, ma secondo me anche la scelta di alcuni giocatori che potranno essere al meglio nel girone di ritorno, possibilmente, perché sono in ritardo, perché hanno bisogno di più tempo, perché non riescono a trovare la fiducia, perché magari una buona prestazione ti dà fiducia, e non la stanno trovando all'interno di un'involuzione, di un organico che è vero complesso. Io dopo vorrei andare a leggere anche il messaggio di Nino Calì, che trovo molto interessante, ce ne sono tanti, onestamente, sì, sì, sì. Ci sono tante davvero considerazioni molto interessanti, tuttavia però per rispondere a Francesco Mascali, che diceva perché sono arrivati tardi, è chiaro, ma Vincenzo Grella lo disse quest'estate, disse io non vorrò spendere un euro in più rispetto a quello che poi è il budget prestabilito insieme al gruppo Pelligra. È chiaro che arrivano tardi, perché lo diceva prima Simone, Certo. C'è una trattativa per far arrivare i giocatori alle condizioni economiche scelte dal Catania e non richieste dal calciatore. Su questo dubbi ce ne sono ben pochi, no? Però ripeto, io non credo che in questo momento la tifoseria, la piazza, il pubblico, la stampa, l'ambiente rossazzurro chiedesse un primo posto e una promozione diretta immediatamente, anche perché sappiamo quanto sia difficile questo girone e questo campionato. Però diciamo, tra non essere primi ed essere quasi nella situazione del Catania, ce ne passa chiaramente, sì. Assolutamente sì, quindi è questo molto importante. Lasciate la palla, Francesco. Sì, insomma, l'abbiamo ribadito, lo stiamo dicendo, sicuramente i problemi sono diversi. Io vi lancio la provocazione che volevo lanciarla dopo 30 secondi all'inizio della nostra diretta, ma
Vi ricordate che c'era stato un tira e molla? Confermiamo il direttore sportivo, non lo confermiamo. Antonello Laneri, si era fatto il nome, adesso mi sfugge, dell'ex DS o ancora forse DS del Trento, mi sta sfuggendo però il nome in questo momento. Secondo voi è stato un bene fin qui, guardando l'organico che è stato allestito, come è stato allestito e soprattutto la divergenza di vedute, perché a questo punto dopo l'episodio Stroppa sappiamo che c'erano divergenze di vedute, è stato un bene confermare Laneri? È stato un bene dare la bacchetta magica tra virgolette in mano alla Neri? Però bisogna vedere Laneri quanto è a disposizione per fare la squadra, più che altro bisogna vedere quanto Laneri abbia deciso su alcuni giocatori. Sui calciatori non c'è anche sappiamo. Questo da dire. Sull'allenatore, quello che insomma è sempre è stato diciamo abbastanza evidente, anche se non è mai stato confermato direttamente dai protagonisti, è che è stata una scelta forte soprattutto di Grella, quella di Tabbiani. Poi per rispondere alla tua domanda, Laneri per me è un bravo direttore sportivo. Bisogna vedere con quanto budget ha potuto poi operare sul mercato, perché poi e con quanta autonomia hai cambiato tanti calciatori. Azzeccarli tutti è anche complicato, cioè. Assolutamente complicato. È complicato anche per noi andare in pausa in radio, perché vorremmo continuare per tanto tempo ancora a discutere, ma dobbiamo andare in pubblicità. Noi nel frattempo rimaniamo in onda sui nostri social. Io volevo recuperare questo messaggio di Nino Cali, visto che ne parlavi prima, Marco. Lo vado a recuperare un po' più su. Eccolo qui, dice Nino: una persona serena di testa, intelligente, soprattutto sapeva che il Catania si sarebbe trovato in questa situazione molto facilmente. La cosa che non va bene è che anziché stare vicino alla squadra e al tecnico, la piazza di Catania, la nostra tifoseria, si dimostra non matura per certi palcoscenici. Dovremmo imparare di più dai tifosi del Palermo, che sono stati vicini alla squadra nei momenti negativi, ne sono venuti fuori. Puoi dare del 2-1 come Mazzotta, è pura cattiveria, perché così fate in modo di demotivare ancora di più la squadra e lo staff tecnico. Aspetta, completo sì, il messaggio. No, è giusto, mancherebbe. Purtroppo come opinionisti tutti si è scesi nella mediocrità. Se il Catania non prendeva tutti quei pali le prime due di campionato, tutte queste M non si sarebbero dette. E poi solo uno come Lomona, con tutti i suoi difetti, faceva stare con i piedi in una scarpa, avrebbe fatto passare questi comportamenti da adolescenti e capricciosi. Vabbè Enzo, io non tirerei in mezzo figure che ormai fanno parte del passato quasi remoto del Catania, visto che è una società che non esiste più. Però sui pali e le traverse, ok, però non credo che un'analisi si possa basare sui pali e sulle traverse, ma anche su quello che ti dice il campo. Però ha detto una cosa intelligente Nino, se non sbaglio. Sì, sì. Ha detto una cosa intelligente, ha fatto un esempio intelligente, perché vi ricordo, e lo dicevo qualche giorno fa proprio in diretta insieme, che il Palermo, che andò in Serie B tramite playoff 2 anni fa, nel girone d'andata aveva davvero fatto un cammino molto difficile ricordo anche e si attestava, Canaia, si poi, attestava esatto nelle zone diciamo medio-basse della classifica. Poi nel giorno di torno ha avuto un'escalation sì, col cambio in panchina e tutto quello che si vuole, ha chiuso il campionato al sesto posto e ha vinto i playoff. Quindi insomma, poi cosa facciamo? Che il Catania va male, nel giorno di torno si riprende, fa i playoff e vince i playoff, come la mettiamo? Utopia, tutto quello che volete. Però l'esempio che ha fatto Nino è calzante. Dico... E lì la piazza di Palermo ha saputo aspettare e gioire alla fine. È andato tutto bene. Non ero a Palermo in quei mesi, quindi non so dire quale fosse l'atmosfera. No, devo dirti che... Credo che anche la piazza di Palermo sia molto esigente. Sì, assolutamente. Però ti ho fatto l'esempio prima. Secondo me la piazza di Catania lo è ancora di più, perché evidentemente riesce a dare, per il numero di abbonati, per il numero di presenze allo stadio, ancora di più a questa squadra. Anche per le attese che si erano create, sai, rispetto le aspettative, al le aspettative comunque certo, erano molto alte, sì. Anche perché arrivavi comunque da una cavalcata trionfale, un clima di entusiasmo, tra l'altro secondo me dovevi cavalcare l'onda lunga dell'entusiasmo dello scorso anno, che oggi si è invece tramutata in contestazione pesante e secondo me assolutamente legittima. Hai una piazza comunque che ti porta 17-18 mila spettatori allo stadio ogni domenica, e quindi hai il dovere, oltre che di rispettare la maglia, anche di portare a casa il risultato. Catania non ti permette, ed era questo poi il senso della mia domanda per mister Tabbiani, non ti permette di aspettarti 2-3-4 mesi per arrivare a quell'idea di gioco. Ci sono allenatori che secondo me hanno bisogno anche di una stagione intera affinché una squadra possa assimilare al 100% quel modo di giocare, che poi ti può portare al risultato. Catania non è una piazza che può aspettare così tanto. Ripeto, non si sarebbe mai preteso il primo posto, però insomma è una squadra che deve stare assolutamente nella parte sinistra della classifica. Diciamo però anche una cosa, Marco, che Laneri qualche settimana fa ha detto: sono sicuro che arriveremo tra le prime quattro, e Grella che l'obiettivo è arrivare nei primi tre. E anche la società ha messo sempre
in chiaro questa cosa, quindi vedremo se poi sarà così. Rientriamo in FM. Rieccoci qua, sono le 20.46 di questo lunedì 30 ottobre. Parlavamo insomma delle aspettative della piazza di Catania. Parlavamo insomma del fatto che Catania non può aspettare 3, 4, 5 mesi per poi avere dei risultati in campo, e che è una squadra effettivamente costruita per stare più in alto, non può stare a ridosso della zona playout. Ci basiamo anche, appunto, lo dicevo prima nel fuori onda social, su quelle che sono anche le dichiarazioni dei dirigenti in questo proposito. Perché la Neri dice: sono sicuro che arriviamo tra le prime 4. Grella dice: non dovessimo arrivare nei primi tre, sarei a fine stagione anche qui sono in disaccordo, molto deluso. E però un obiettivo lo hanno dato. L'obiettivo è comunque il campionato di vertice. Non sarà la promozione o diretta obbligata, ma se tu mi parli di primi tre posti, si parla di un campionato di vertice. Secondo me questa società, ecco, se devo fare un rimprovero a questa società fin qui, ma anche l'anno scorso era tutto facile, tutto semplice, si dominava un campionato che non era minimamente da considerare un campionato a livello del Catania e della piazza di Catania. Però quello che forse si può rimproverare a questa dirigenza, a questa società, è quello di aver forse parlato un po' troppo in troppo poco tempo. Perché già stai commentando nuovamente: dobbiamo arrivare terzi, perché se arriviamo quarti già è un mezzo fallimento. Andiamoci cauti, prima è giusto dare la possibilità a questa squadra di esprimersi, poi possibilmente avranno ragione che il Catania riuscirà ad arrivare nei primi posti, perché ancora ce l'auguriamo assolutamente, però per quello che è l'andamento finora. Però mi sembra, non so se sei d'accordo, mi sembra che questa società a volte, come l'anno scorso in pochi anni, vorremmo ritornare in Serie A, addirittura si è detto, si è vociferato che questa squadra prima o poi andrà anche in Europa. Insomma, mi sembra che magari bisognava mi sembra che sono degli obiettivi talmente lunghi nel tempo, esatto. Che parlarne adesso, o parlarne addirittura l'anno scorso, mi sembra prematuro. Come quest'anno parlare di arriveremo nelle prime posizioni, ci giocheremo la promozione anche attraverso i playoff. Visto che ne abbiamo parlato tanto a lungo della situazione anche di classifica del Catania, direi anche di andarlo a vedere in attesa poi dell'ultima gara che si giocherà. Facciamo male. Ci facciamo male, sì. Nella gara che Catania si è la metà dei punti questa rispetto sera alla prima classifica. Classifica. Ecco, già, sì. La stiamo vedendo in sovraimpressione la classifica, ragazzi. Ringraziamo anche Andrea Messina. È un Catania che, come potete ben vedere, insomma, per quanto... La riepiloghiamo anche per chi ovviamente ci ascolta, sì, in radio. Ma la Juve abbia a vedere anche quelli i risultati di ieri, perché insomma è giusto che... Stasera si giocherà tra l'altro la gara tra Benevento e Potenza, e magari andiamo così a capire, sì, cosa è successo anche in questo turno di campionato. Nel frattempo che recuperiamo anche i risultati, vediamo la Juve Stabia a 24 punti, quindi con 12 punti in più rispetto al Catania, per quanto i rossazzurri debbano recuperare ancora questa partita col Brindisi, questa partita che si giocherà mercoledì contro il Brindisi. L'Avellino è a 22 punti, Benevento a 19, Latina 18, Picerno 17. Poi diciamo che nella zona bassa, ecco, della diciamo, classifica, Marco, vai. Guardando la classifica, insomma, anche naturalmente i nostri amici che ci ascoltano per radio, quello che magari balza più all'occhio è il fatto che delle famose 4 big che erano state indicate inizio stagione, tutte partite maluccio: Avellino, Benevento, Catania, Crotone. Diciamo che quella che non sta dando segnali è proprio il Catania, perché il Benevento comunque, qualora dovesse andare bene questa partita, si allineerebbe poi all'Avellino, che con pazienza ha cambiato completamente il rullino di marcia. E anche il Crotone sta cominciando a venire fuori dopo questa particolare vicenda che ha visto l'esonero di Zauli, poi rientrato dopo, diciamo, la presa di posizione, esatto, da parte dei calciatori. Quindi sono squadre che adesso stanno cominciando a venire fuori. Il Catania invece non riesce ancora a tirarsi fuori da questa situazione di difficoltà. Andiamo a vedere i risultati, i numeri, infatti andiamo a vedere quelli che sono stati i numeri di questa undicesima giornata. Il Catania fin qui ha giocato 10 partite, recupererà finalmente questo match di Brindisi proprio mercoledì pomeriggio. Si è aperto questo turno col rocambolesco pareggio 3-3 tra Crotone e Messina, tra l'altro una partita atipica, perché il Messina ci ha abituato sempre a partite con pochi gol. Poi al di là della sconfitta del Catania è arrivato un 2-0 esterno del Monte Rosituscia, che avevamo commentato come una delle squadre materasso del girone. Ha vinto 2-0 in trasferta contro il Sorrento, la vittoria esterna della casertana che davvero si sta riprendendo alla grande, sta risalendo 4-2 in casa dell'Audace Cerignola. Poi la vittoria di misura, come al solito, della Juve Stabia sul Latina, 2-0 del Picerno sul Foggia.
Vittoria del Giugliano in trasferta 1-0 in casa della Turris. Turris che praticamente è in picchiata dopo l'esplosione dell'inizio delle prime giornate di campionato. Il 2-1 esterno del Brindisi, del Monopoli a Brindisi, e il 2-1 del Taranto in trasferta contro la Virtus Francavilla. Tantissime vittorie esterne in questo, in questa giornata di campionato. Stasera purtroppo quella di ieri, quella dell'Avellino. Stasera si giocherà Benevento Potenza. È una classifica che ci dice fondamentalmente, è appena iniziata, se dobbiamo essere 0-0 il parziale. È una classifica che ci dice fondamentalmente come poi i valori delle rose costruite in estate stiano venendo fuori, tranne quello del Catania, perché Avellino e Juve Stabia adesso si ritrovano seconde e terze con 22 e 20 punti. Avellino che viene da 5 vittorie consecutive, ieri è stata la quinta vittoria consecutiva degli Irpini. Diciamo che in questo momento i tifosi del Catania meritano molto di più, vogliono molto di più, e allora noi ci andiamo ad ascoltare proprio i Negramaro con il brano Voglio Molto Di Più. Direi che questa Zappalà padrone della regia, Zappalà padrone della padrone regia, della situazione, sì. Padrone della situazione non lo so, però padrone della regia. Volevo essere buono, visto ma non che essere troppo parla. Buono perché si monta la testa, quindi padrone della situazione. In realtà qua di padrone ce n'è una sola, no, non parlavo di ed è l'unica qua. che non appare in camera, e se c'è una regia che sta andando avanti, grazie a lei assolutamente ringraziamo. Diciamo che allora Zappalà vice padrone della regia, sì. leggiamo un po' di messaggi. Ragazzi, i tifosi sono molto arrabbiati e onestamente hanno ragione. Sì, se vuoi Marco ce li ho vai, Simo. Davanti c'è Ciccio Galiano, se si dovessero vincere le prossime due saluto ci si Ciccio potrebbe che è un grande amico. Ritrovare in alto a sinistra. Poi Michele Schillaci dice Marco il mister col Fiorenzuola ha perso 19 partite, questo anche andando insomma all'ultima stagione di mister Tabiani. Il Catania giocherà 3 partite fuori, dice poi sempre Michele Schillaci. Il grande blef dice Marco Russo, speriamo di no alla fine, speriamo sia stato solo l'inizio è difficile, ma che riescono invece a invertire la rotta. Fabio Privitere dice, a mio modo di vedere domani ci sarà sicuramente una riconferma di Tabiani, non lo esonereranno. Beh, crediamo che sicuramente mercoledì in panchina ci sarà Tabiani a Brindisi, poi bisognerà capire anche come andrà questa partita. Domani immagino saranno anche spiegate le ragioni della società nel voler continuare appunto con un allenatore che finora non sta dando risultati. Probabilmente risponderanno come diceva prima Marco, no? Che è un modo di giocare che richiede tempo. Diciamo che Grella, questo l'ho sempre detto, che lui non guardava tanto i risultati nell'immediato. Io sono d'accordo, però se sono risultati come quelli di ora diventa molto più difficile secondo me insistere su quella strada. Ma sì, perché lo abbiamo detto e lo ribadiamo, a Catania non ti puoi permettere di stare a zona ridosso play-out praticamente in classifica. Però posso dirti una cosa, è giusto quello che dici tu, ma il Catania dirigenza invece è una cosa che può sopportare, diciamo, e ti faccio l'esempio di Pellegrina, che abbiamo visto scuro in volto ieri e non è la prima volta. È chiaro che domani c'è Grella che parlerà, Simo, ed è giusto che parli Grella. Io vorrei però sapere anche cosa ne pensi. Se stanno riconfermando Tabiani, Simo, evidentemente sono disposti. Te lo dico io che quest'anno non stanno zavagliando duro. Te lo dico io. Sono disposti anche a rimanere in quella zona. Io vi dico la verità, mi sarei aspettato ieri sera un esonero di mister Luca Tabiani, ma perché te lo impone la situazione, oltre che il campo, perché c'è anche una regressione nella prestazione oltre che nei risultati, e quindi secondo me una scossa in questo momento è necessaria. Credo che forse il fatto delle partite ravvicinate in questo momento penalizzino un po' la scelta di un nuovo allenatore. Appena rientreremo in FM vi porrò invece un quesito, perché mercoledì a Brindisi si arriva comunque con il morale sotto i tacchi. E che partita vi aspettate? Perché è una gara anche quella molto importante. In questo momento il Catania ha necessario bisogno dei punti. Che Catania ti aspetti? Prima Simone, poi Francesco. Sintetici che dobbiamo rientrare in FM. Sì, diciamo che le possibilità sono due. Cerco di essere velocissimo. O continui a sprofondare, oppure c'è una reazione d'orgoglio del gruppo e quindi vai a fare una prestazione importante. Possono essere solo due le opzioni. Beh, no, secondo me è l'opzione unica. Devi reagire e devi fare una pressione a grande squadra. Rientriamo in FM. Rieccoci rientrati, siamo in dirittura d'arrivo in questo lunedì 30 ottobre, sono le ore 20:55 e stiamo commentando il post gara di Catania Avellino, ma insomma ci stavamo anche proiettando, no, verso la gara di mercoledì in questo recupero a Brindisi con un Catania che arriva col morale purtroppo sotto i tacchi. Speriamo noi chiaramente che il Catania riesca a racimolare punti, a trovare un successo per rialzare la china anche in classifica, ma è chiaro che
più si va avanti. Lo abbiamo detto tante volte, se il Catania non dovesse vincere, io penso che la panchina di Tabiani, sì, questo l'abbiamo capito, sia assolutamente da, da che traballare. Che tu voglia fuori Tabiani l'abbiamo capito in tutte le salse. E l'ho detto chiaramente, no, ma, sì, direi di proprio di sì. Ma ti chiedo, Francesco, evidentemente domani secondo me dovreste esordire in conferenza. Allora, Grella, mettiamo le cose in chiaro, io voglio fuori Tabiani. Tu dovresti esordire domani così in conferenza. Non sono l'unico, Francesco, no, no, non sono l'unico. Sto scherzando, perché chiaramente è vero. Poi non ce ne voglia il mister. Ma diciamo che attenzione, io dico anche che la soluzione dovrebbe essere quella. Grande stima nei confronti di Luca Tabiani. Io lo dico perché, a parte oltre ad essere una brava persona, non lo vedo come uomo che può stare a Catania. Non lo vedo fisicamente, come verve, come garra, come carattere, come grinta, come tutto. Non lo vedo come l'allenatore che può tenere sulle spalle la pressione di Catania, non ce l'ha. Non c'è, piccoletto e piccolino, non lo vedo. Voglio fare però una piccola parentesi prima di andare a chiudere, sennò ce lo scordiamo, e non è giusto dimenticarselo. Vogliamo fare i complimenti, ed è giusto farlo, che abbiamo, piccola parentesi, alla Saturnia, che ha vinto la sua prima partita in Super League di Volley, 3-1 eri contro Cisterna. Complimenti alla squadra Etnea, che ha iniziato bene la dopo stagione in casa. Dopo 26 anni, insomma, esatto, la Superlega è tornata a Catania. Esatto. Complimenti a Luigi Pulvirenti. Volevo porvi questo quesito prima di andare in chiusura. Sì. E chiedevo, a proposito proprio di Tabiani, no? che allenatore vi aspettate per il dopo Tabiani, qualora ci dovesse essere chiaramente un dopo Tabiani? E abbiamo insomma riconosciuto che forse a questo tecnico manca l'aggressività, no? Manca, a Napoli direbbero, la cazzimma. E poi manca anche alla squadra, in questo momento. Rispecchia, no? Quello esatto, che è il carattere dell'allenatore. Che allenatore vi aspettate per il dopo Tabiani? Luca Tabiani. No, scherzo. Guarda, in altri tempi ti avrei risposto Nedo Sonetti, che era quello che toglieva che le castagne, che aggiustava corso sempre tutto. Ti avrei detto Claudio Ranieri, ma sta facendo cose, insomma, inenarrabili in Serie A, come ieri, insomma, recupero da 3-0 a 4-3, non si vedeva forse da chissà quanto tempo. Si è fatto il nome di Iachini, un allenatore di categoria. L'unico che può eventualmente riprendere, però se fai la scelta di Iachini vai completamente a cambiare quella che è la tua, cioè, idea, l'impostazione iniziale. Totalmente. Esatto. Rispondo brevemente anch'io, secondo me servirebbe un allenatore di categoria con esperienza in questo girone e con grande personalità, perché secondo me quello che serve in questo momento ai calciatori, che ovviamente sono smarriti da questo inizio di stagione, è uno che trasmetta personalità, che riesca a infondere loro fiducia, perché è un momento della stagione che è molto complicato e c'è bisogno, secondo me, passatemi il termine, di un capopopolo. In tanti i nostri amici hanno fatto un nome che però quello mi di sento di dire, a parte Ezio Raciti che fa in questo momento Giovanni Mangano, un altro nome che è stato fatto e purtroppo purtroppo lo aggiungo io, è vincolato a un'altra panchina, è quello di Cristiano Lucarelli. Sì. Per risponderti ti direi un tecnico alla Cristiano Lucarelli. Sono d'accordo, con tanto carattere, con tanta grinta. Che Badi Assodo in questo se momento ne era parlato, Davide Resti da Facebook ti scrive Baldini o Maran. Dobbiamo rispondere a Davide dicendo, insomma, lo abbiamo già detto in apertura, che abbiamo contattato sia Baldini sia Maran, sono arrivate due smentite molto più nette da parte sicuramente del tecnico Maran. Noi siamo in chiusura. Scusami, ragazzi, Marco, vai. C'è questa che secondo me è la chiosa finale, Giancarlo Scali che dice: l'allenatore ideale, fatelo scegliere alla Neri. lui l'ha già scelto, quindi. Comunque, è questo, diciamo, che sintetizza, no, il fatto andiamo che lo scorso anno sia stato scelto Ferraro dalla Neri, quest'anno sia stato scelto Tabiani da Vincenzo Grella. Siamo in chiusura, io ringrazio Francesco Ricca per essere stato insieme a noi. Più che altro ringrazio te per essere stato insieme a noi. Mettiamola così, scherzo. Grazie a te, Marco. Grazie anche a Simone. Grazie a Simone. Grazie a voi, ragazzi. Un saluto a chi ci ha seguito sulle frequenze di Radio Amore. Grazie soprattutto a Cristina Di Prima, che insomma mi ha saggiamente manovrato in questa regia, e anche al nostro Andrea Messina dalla regia social. L'appuntamento in radio ve lo diamo per domani, dalle ore 20 alle ore 21, come sempre. Ricordiamo anche che giorno 1 saremo in diretta. Giorno 1 saremo in diretta. Dopo la post-partita di Brindisi Catania. Post-partita di questo recupero. Noi sui social invece ritorniamo venerdì dalle ore 20 alle ore 21. Grazie a tutti per essere stati insieme a noi, ci vediamo domani, ciao. E allora, i nostri consueti saluti finali sui social, vado insomma come sempre io, tocca a me questo compito, saluto Giovanni Mangano, Ciccio Galiano, Michele Schillaci, Giancarlo Scalia, Davide Aresti, poi saluto Vincenzo Musicò, saluto Marco Giusti, saluto poi ancora, vado con i messaggi, Luigi Fiducia, Davide Aresti, Fabio Privitera, Marco Russo, saluto poi anche, vado ancora più su, Gaetano Pollina, saluto Arena Maurizio, saluto Franco Licciardello,
poi ancora Catino Anfuso, Valerio Massimino, Giorgio Motta, Luigi Panetto, Ciccio Pocovana, Michele Schillaci, saluto gli amici che ci hanno seguito da YouTube, quindi Silvio Costa, Mario Carnazza, saluto anche Cristian Russo, Diego Belardi, saluto che ci ha seguito su Twitch, Ivan 1946, Gio 46, posso dire, Danilo alla, Pinta. Alla sì. Fine, se finito di salutare tutti, io sono tutti quelli che mi conoscono e la possiamo chiudere qui. No, però i ragazzi invece sono sempre, oggi sono stati particolarmente numerosi. Visto che non possiamo leggere tutti i loro messaggi, almeno insomma li salutiamo. Assolutamente sì, noi sui social Simo ci ritroviamo proprio venerdì dalle ore 20 alle ore 21 sulle nostre pagine sia Facebook che Twitch che YouTube. Noi vi ringraziamo per essere stati insieme a noi, incrociamo le dita sperando. Domani vedremo cosa dirà Grella. È importantissimo domani questa conferenza stampa, ovviamente rimanete sintonizzati sulle nostre pagine, vi aggiorneremo, appuntamento a venerdì, ciao a tutti ragazzi. Ciao, ragazzi.